e per essere qui con noi questo pomeriggio. Io sarò veramente molto breve, anche perché avrei piacere che per me parlassero non le chiacchiere, no? Che come a me hanno insegnato le chiacchiere le porta via il vento, no? A parlare alta e leggera, diceva un nostro amico, no, Gianfranco? E volevo anche ringraziare e salutare l'amico Gianfranco Multineddu, che qualcuno di voi, operatore del settore della comunicazione e della stampa sportiva, conosce, e vorrei precisare che qui, nella sua veste amicale, che comunque lui attualmente ancora è in carica e riveste il ruolo di direttore sportivo in una società calcistica, però ovviamente lui è un competente di calcio, è un mio amico. E non può che, eventualmente sollecitato su alcune tematiche, dire quello che tecnicamente, però non con ciò, voglio dire, non è all'attualità il direttore sportivo del Potenza Sport Club, ma è il direttore sportivo di un'altra società. Poi magari un domani il Potenza Sport Club ritornerà dove ritornerà, avremo soltanto il piacere di poter avere una professionalità come la sua. Ringrazio però lui, ripeto, per questa, diciamo così, per alcune considerazioni di carattere tecnico fatte da extra considerazioni di carattere lavorativo, ma soprattutto mi corre l'obbligo, anche in virtù di questo ricorso che è stato preparato ed approntato, ringraziare Giuseppe Mangiarano. Giuseppe Mangiarano, che io ho conosciuto come direttore segretario generale all'epoca del Cosenza Calcio in Serie C, poi lui, per quelle che sono le sue evidenti ed importanti competenze, è andato in Serie A con il Siena Calcio, dove ha fatto un lungo ed importante percorso. E diciamo che lui è stato uno dei fautori, per non dire, diciamo così, proprio colui che ha dato l'incipit a questo ricorso, perché come immaginate, è vero che io alcune competenze le ho acquisite, alcune altre devo dire la verità, perché qualcuno anche strumentalmente voleva dire: no, vabbè, ma tu hai dovuto apprendere alcune cose perché ti sono capitate tra noce e collo talune vicende. Non è assolutamente così. Vorrei ricordare a questi amici che chi vi sta parlando, come anche qualcuno di coloro che ascolta, è laureato in giurisprudenza, quindi voglio dire, non è che ha acquisito determinate competenze solo sulla base di un'esperienza purtroppo che l'ha toccata, ma anche e soprattutto sulla base di quelli che erano gli studi precedenti. Perché noi oggi abbiamo la possibilità di poter proporre questo ricorso. In realtà non si tratta di un vero e proprio ricorso, perché come detta letteralmente l'articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, c'è solo la possibilità di poter proporre revisione del processo, perché il procedimento di revocazione della revocazione non è in nessun caso possibile e la revocazione può essere fatta una sola volta entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto nuovo. In questo caso qua noi non siamo nel novero del comma 1 dell'articolo 39, ma ci troviamo invece diversamente nel novero dell'articolo 39,2, che testualmente dice che tutte le decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate presso la Corte di Giustizia federale, che può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto, come nel caso che ci occupa, oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni con quelle di altre decisioni irrevocabili, come nel nostro caso parliamo di una decisione di un tribunale, quindi organo superiore, quello della giustizia ordinaria rispetto alla giustizia sportiva, o in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. Bene, tutte le circostanze previste e prevedute dall'articolo 39,2 rientrano appieno in quello che è la vicenda che noi ci troviamo a quest'oggi valutare. Perché? Perché io dico una cosa.
questa parte inerente appunto a quello che è l'articolo 39,2 lo troviamo in incipit del ricorso nelle prime pagine e più segnatamente alla pagina 6. Perché ricorrono tutte queste circostanze? Ricorrono perché innanzitutto c'è stato un pronunciamento a riguardo le mie posizioni e vicende personali. Voglio precisarlo perché poi la giustizia è molto complessa, quindi ha i suoi tempi e tutto. Noi qua stiamo parlando solo ed esclusivamente dei fatti che afferiscono alle motivazioni che hanno portato all'esclusione dal campionato, cioè Potenza Gallipoli dopo e prima la revisione di Potenza Lenitano, che sono state oggetto di illecito sportivo a causa di quella che è un'ipotesi, purtroppo, ahimè, io so quanto brutta tenerla per 3-4 anni, di un'associazione per delinquere di stampo mafioso che era stata costituita per condizionare l'andamento delle partite, giovandosi questo vincolo associativo, dell'omertà che si veniva a determinare dall'ambiente, dal fatto di poter condizionare dirigenti, giocatori e addirittura tifoseria, per poter fare queste attività illecite, di illeciti sportivi. Perché, ripeto, quantunque, nella più denegata delle ipotesi, e questo è il dato che vorrei fosse chiaro, domani mattina dovesse, in un altro procedimento, nel prosieguo di questo procedimento, dimostrarsi che De Angelis, Lopiano, Maiorella, Pecoraro, Postiglione, nella loro qualità di tesserati del Potenza, abbiano effettuato delle giocate vietate, delle cosiddette scommesse. Siamo nel novero di un illecito che prevede per responsabilità oggettiva in capo alla società punti di penalizzazione, non radiazione prima, ovvero poi declassamento in categoria inferiore. Perché noi ci siamo trovati in queste circostanze? Perché il Potenza, per quei condizionamenti determinati da quell'associazione ipotetica per delinquere di stampo mafioso, ha combinato degli illeciti sportivi, cosa che il 5 di dicembre al Ministero del giudice dottoressa La Rocca GUP, giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Potenza, ha detto: no, questa mafia, questi condizionamenti, non sono esistiti. Anzi, nel caso soprattutto della partita Potenza Gallipoli, faccio un esempio, dove le prove regina della vicenda erano state tipo un'ipotesi di un incendio di un pullman, di un condizionamento, di una violenza privata fatta mediante far trovare lo spogliatoio sporco dove io sarei stato il mandante e il sovrintendente della polizia, Marino Ianni, l'esecutore materiale e così via di questo qua. Dice: non è successo questo, cioè è stato verificato e acclarato per tavolos che ciò non è accaduto. E proprio nelle primissime pagine io ho inteso riportare, per quanto riguarda la sentenza afferente ai servizi di sicurezza, a pagina 3, quindi quello che riguardava, cioè noi eravamo serviti dalla ronda, non da un manipolo di manigoldi delinquenti abituali e per tendenza che stavano lì a minacciare le persone. Infatti il giudice dottore Conte assolve la mia persona in concorso con altri dal reato a noi ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto relativamente ai servizi di sicurezza e relativamente invece alle ipotesi di mafia, di condizionamento, di violenza privata, di condizionamento delle partite, dei dirigenti di Potenza e Gallipoli. Invece, in pagina 5 abbiamo che, visti gli articoli 425, per quei reati, per quell'imputazione, il sottoscritto viene assolto per non aver commesso il fatto in un capo di imputazione e perché il fatto non sussiste nell'altro caso di imputazione. Ora, si potrebbe però a queste considerazioni fare e sollevare un'eccezione. Dice: bene, la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria seguono due percorsi differenti. Ciò che dalla giustizia sportiva è stato valutato come un qualcosa di rilevante, non dico da un punto di vista penale perché quella giustizia ordinaria, però sportivamente rilevante, potrebbe non essere stato rilevato penalmente da là. Allora noi a ciò portiamo e adduciamo quelli che sono gli elementi nuovi proposti all'interno di questo dibattimento, verificate e valutate al vaglio di un giudice, quale un giudice dell'udienza preliminare, e che sono emersi nell'esito del dibattimento. Se noi vediamo all'interno di questo ricorso, sfogliandolo de plano molto velocemente, vedremo che, ad esempio, a pagina 10 del ricorso, noi troviamo che la Cogetech, che è
La società che per conto dei monopoli di Stato gestisce le scommesse per la Mister Toto, che sarebbe la società di scommesse dove sarebbero state effettuate queste vincite significative, queste giocate anomale, dice testualmente all'avvocato Cimadomo che ne ha fatto richiesta su quelle partite. Dice: egregio avvocato, diamo seguito alla sua richiesta del 16 novembre 2010. Per significarle che i dati a nostra disposizione, quindi relativi a quelle partite oggetto di quell'indagine per quanto riguarda quelle tagliandi di Mister Toto, relative appunto al periodo 2007-marzo 2009 e dalle partite specificate nella sua, in riferimento a quel capo di imputazione per cui c'è stata la soluzione per la mafia, non evidenziano la presenza di giocate anomale né di vincite significative. Cioè significa che di fatto quelle vincite giocate presunte non si riscontrano e non si trovano nei fatti. Allora, al di là di quello che può essere stato detto e considerato da una giustizia ordinaria che segue un corso differente rispetto alla giustizia sportiva, ci troviamo di fronte ad un novum che anche da un punto di vista sportivo è uno di quegli elementi che nella fattispecie di cui all'articolo 39,2 rientra a pieno titolo tra quegli elementi che non sono stati valutati o che non erano valutabili, perché noi in quel momento non avevamo questa, anzi, avevamo una prova di senso opposto. Avevamo delle persone che avevano dichiarato che erano state effettuate delle scommesse che avevano portato delle vincite. Solo successivamente, con il tempo, poiché si trattava e si è trattato di un'indagine abbastanza complessa, si è scoperto che ciò fosse, era differente dal solito. Dove sarebbero state effettuate queste vincite significative, queste giocate anomale? Dice testualmente all'avvocato Cimadomo che ne ha fatto richiesta su quelle partite. Dice: egregio avvocato, diamo seguito alla sua richiesta del 16 novembre 2010 per significarle che i dati a nostra disposizione, quindi relativi a quelle partite oggetto di quell'indagine per quanto riguarda quelle tagliandi di Mister Toto, relative appunto al periodo 2007-marzo 2009, e dalle partite specificate nella sua, in riferimento a quel capo di imputazione per cui c'è stata la soluzione per la mafia, non evidenziano la presenza di giocate anomale né di vincite significative. Cioè significa che di fatto quelle vincite giocate presunte non si riscontrano e non si trovano nei fatti. Allora, al di là di quello che può essere stato detto e considerato da una giustizia ordinaria che segue un corso differente rispetto alla giustizia sportiva, ci troviamo di fronte ad un novum che anche da un punto di vista sportivo è uno di quegli elementi che nella fattispecie di cui all'articolo 39,2 rientra a pieno titolo tra quegli elementi che non sono stati valutati o che non erano valutabili, perché noi in quel momento non avevamo questa, anzi, avevamo una prova di senso opposto. Avevamo delle persone che avevano dichiarato che erano state effettuate delle scommesse che avevano portato delle vincite. Solo successivamente, con il tempo, poiché si trattava e si è trattato di un'indagine abbastanza complessa, si è scoperto che ciò fosse, era differente dal solito. In questo ricorso vengono analizzate tutta una serie di situazioni. Si viene a parlare di quello che è emerso anche a dibattimento rispetto a una serie di risorse che sono state reperite non soltanto in Italia ma anche all'estero. Abbiamo analizzato tutto, tutto ciò che è. Faccio un esempio per tutti. Andando a pagina 40, noi troviamo che in riferimento ad una serie di danari riscontrati a titolo del sottoscritto in ipotesi di accusa all'estero, Monte Carlo, Svizzera, dove sono stati prodotti da parte di alcuni pseudo collaboratori di giustizia dei documenti in cui si diceva: il signor Postiglione detiene delle somme all'estero, somme che sono rinvenienti dalle partite truccate, eccetera, eccetera. Interrogata la banca svizzera, banca del Sembione, qui c'è il documento, eccolo qua, a pagina 40, la banca del Sembione, sentite che risponde. Dice: facciamo seguito alla sua email in oggetto con la quale ci ha trasmesso copia di una missiva datata 22 luglio 2009, che ha prova e fondamento di quelle risorse che sono state riscontrate, e dicono: apparentemente emessa dalla nostra succursale di Chiasso a firma del signor Hermes Bizzozzero e concernente dei presunti conti Bonaventura 03 e Palma 01. Palma 01 penso che l'abbiamo sentito, è stato quello primigenio rispetto a questa vicenda. Sentite che cosa dice la banca del Sembione.
In relazione alla stessa, le segnaliamo che Banca del Sempione non ha mai scritto la lettera in questione. Si tratta di un falso smaccato, sia materiale sia ideologico, come emerge con chiarezza dalle seguenti considerazioni. Questo scrive la banca in riferimento a quei conti di cui i giornali hanno fatto i titoli. La carta intestata, dice la banca, non corrisponde a quella in uso presso il nostro istituto nel 2009. Né mai. Il signor Hermes Bizzozzero, nostro apprezzato funzionario, non è e non è mai stato gerente della succursale di Chiasso. La firma che compare in calce neppure assomiglia a quella del signor Bizzozzero, il quale peraltro, secondo il regime di firma collettiva a due in vigore presso tutte le banche svizzere, avrebbe dovuto figurare unitamente ad altro funzionario sotto la ragione sociale Banca del Sempione. Presso il nostro istituto non esiste nessun collaboratore, né ha mai avuto un numero operatore come quello segnalato che è 321. I conti Bonaventura 03 e Palma 01, di cui tanto si è discusso, non esistono presso il nostro istituto, né esistevano nel luglio 2009. Provvederemo dunque a sporgere denuncia, quindi la banca che vuole sporgere denuncia nei confronti di chi ha prodotto questi documenti, contro ignoti. Da ultimo precisiamo, da ultimo dico io, e mica tanto nemmeno da ultimo per in termini di importanza, precisiamo che il signor Giuseppe Postiglione è persona sconosciuta, sconosciuta, cioè nel senso che non è conosciuta al nostro istituto. Distinti saluti, Banca del Sempione. E poi non me ne vogliono gli amici della Gazzetta e delle altre testate, poiché anche il giornale, il quotidiano della Basilicata, nell'edizione di venerdì 21 ottobre del 2011, dava contezza di questo come elemento nuovo. A pagina 41 abbiamo con il nostro pool difensivo riportato integralmente quello che era l'articolo che appunto dice che non esiste il tesoretto svizzero, perché appunto la Banca del Sempione diceva che si trattava di un falso smaccato e che il sottoscritto era un perfetto sconosciuto. Ci sono poi tutta una serie di situazioni nuove che sono all'interno di questo corposissimo ricorso composto da ben 71 pagine che vi ho fornito. Ci sono chiaramente una quarantina di allegati che per ragioni ovvie di opportunità, non so, se voi vedete ci sono tutte le note, ad ogni nota ovviamente corrisponde. Ho finito. Per essere pratici, per spiegare un po' alla gente che domani leggerà me, leggerà Alfonso, eccetera, ecco, da questa richiesta di revisione, Cosa si aspetta? che tu fai una richiesta di revisione, Certo. parte dalla base, la base è quella dell'assoluzione che hai avuto il 5 dicembre, no? Cioè tu da questa assoluzione che hai avuto il 5 dicembre, partendo da questo, proponi appunto questa revisione, chiedi questa revisione del processo perché ritieni che sia stato un danno procurato giustamente alla tua società e alla tua persona. È così? Allora, sì, concludendo quello che stavo dicendo, ci sono delle note, le troverete, nel ricorso quello depositato a Roma, ci sono anche i relativi allegati. Certo, per rispondere subito e immediatamente alla tua domanda, sì, però c'è un profilo differente, quello che io vorrei emergesse, che qui non c'è la mera soddisfazione di carattere personale che deve emergere, cioè sono stato ingiustamente incolpato di determinate vicende. Ridatemi ciò che mi avete tolto. No. Qui c'è la rivendicazione da parte di una comunità che per gli errori commessi nei confronti di un soggetto ha pagato con l'esclusione dai professionisti. E tant'è che qui questa sera vedo in mezzo a noi Angelo Fiore, il quale è un tifoso storico del Potenza, lui e la sua famiglia, il quale è presidente della costituenda associazione Rivivi Potenza, la quale supporterà questa iniziativa mediante la raccolta di un numero, speriamo quanto più copioso ed importante possibile, di firme nei confronti dei tifosi, fatte da parte dei tifosi, chiedo scusa, per far sì che con questo ricorso, fatto da Giuseppe Postiglione, perché Giuseppe Postiglione è la persona fisica che ha subito il torto, è la persona fisica che è titolare della società, ma c'è una comunità.
C'è una comunità che dice Postiglione pezzo di merda, scusami. Nel momento in cui Postiglione, forse c'è un organo di giustizia che dice no, di giustizia ordinaria, no, sport, dice no, probabilmente andiamo a vedere per altre cose, altre situazioni sul personale, ma non era un mafioso, non era uno che condizionava illegittimamente le partite, non ha commesso l'illecito sportivo, non ha condizionato Potenza Salernitana, non ha condizionato soprattutto Potenza Gallipoli con metodi violenti, con metodi mafiosi, eccetera. Una città di, che può dire, una parte di politica che può dire legittimamente, scusate un secondo, noi vorremmo quanto è stato suo tramite ingiustamente tolto anche a noi. L'abbiamo sempre discusso che la società è sì dei cambiano i presidenti, i giocatori, gli allenatori, i presidenti, ma il Potenza resta nei cuori dei tifosi. Questo è un giocattolo dei tifosi, non di Postiglione. E concludo dicendoti che cosa? Che io nel momento in cui dovessi riuscire ad ottenere con questa cosa un risultato, mai sarò di nuovo al timone di questa società. Il mio obiettivo e scopo è di restituire alla città quando gli è stato ingiustamente tolto, restituendolo con una società A che da un punto di vista societario è perfetta e pulita. Lo sanno anche le pietre, andatevi a informare presso la Banca Popolare di Bari, filiale numero 4, agenzia di Parco Aurora Potenza, andatevi a informare presso tutti i procuratori d'Italia, chi vi sta parlando non più tardi di 3-4 mesi fa ha sborsato, mediante l'escussione della fiduzione, 1.200.000 euro, di cui ben 350.000 sono andati allo Stato italiano. Chi sta parlando fa una campagna elettorale ed è contro i rimborsi elettorali, non dovrei dirlo perché non voglio commissionare le cose, però da persone che tre mesi fa ha cacciato 350.000 euro e quindi sa che cosa significa gli sprechi di questo Stato, cioè perché partecipo nel mio piccolo in Basilicata, sono uno di quelli che ha versato e versa quotidianamente più tasse e dà posti di lavoro, però non è questo il tema che ci deve occupare, anzi chiedo scusa se ho fatto una digressione che non avrei dovuto fare. E allora per dire che cosa? Che questa società è completamente pulita, è un SRL che non ha debiti più con l'IVA, che ne aveva tanti, tant'è che è stato uno dei motivi per cui non si è scritta in C2. Arriviamo. In G2, e concludo così ti lascio la possibilità di fare, non si è potuto iscrivere in G2 per quei debiti di IVA, per la depatrimonializzazione e tutto. Oggi questa società è pulita, non ha un debito IVA, non ha un debito IRAP, non ha un debito nei confronti dei calciatori, anzi, personaggi che la storia parlerà per loro, non voglio io giudicare, tipo Ezzelino e Capuano hanno preso 4 contratti. Stagione sportiva 2009-2010, Capuano si è visto pagare 4 contratti, contratti d'immagine, contratti normali, contratti di garanzie, contratti di contratti, però alla fine da 2 contratti se ne è trovati 4, questo è quello che io voglio che sia capo. Gli aumenti, no, sono quadruplicati, triplicati, vabbè, è andato così, questa società è pulita, questo simbolo, il Potenza Sport Club, appartiene a questa società mediante il suo proprietario, quindi simbolo di Potenza Sport Club, simbolo di società pulita al 100% di tasse e tutto, e eventuale restituzione del titolo saranno da me restituite alla città. Anzi, chiamerei Angelo, se mi fa la cortesia di venire qua, dove io sin d'ora, sin da questo momento, all'associazione Rivivi Potenza consegno fisicamente in mano questo simbolo e dico sin d'ora che l'eventuale restituzione di questo titolo sportivo non avverrà al Ministero del sottoscritto, ma al Ministero di coloro che rappresenteranno la società. E quindi questo simbolo, simbolicamente, io lo do all'associazione Rivivi Potenza, la costituente associazione, che raccoglierà le firme e che sarà essa garante del futuro, che certamente sarà senza il sottoscritto. Quindi ti accogli una grande responsabilità che sono convinto porterai avanti. Santo, tu forse mi volevi chiedere una cosa. Grazie Angelo. Guarda, tu hai parlato di società pulita e non abbiamo dubbio, motivi di avere dubbi, del logo di pertinenza, ancora di appartenenza. La matricola però del Potenza mi sembra che sia stata cancellata dopo l'esclusione dal campionato di eccellenza. E poi un'altra cosa, facendo un po'... ti rispetti meglio una cosa alla volta? Sì, ok, allora, parliamo di matricola prima. Ti ringrazio per la domanda, perché come puoi immaginare tra le tante cose, non è che ricordo tutte, se tu vedi proprio nell'incipit del ricorso di procedimento di revisione,
Praticamente nelle premesse dice c'è tutte le decisioni del, con le motivazioni del, ad un certo punto, nel penultimo punto, a pagina 2, prima del considerato che, si dice ciò verificatosi, la società Potenza Sport Club veniva coinvolta in una serie di procedimenti conseguenziali e ontologicamente connessi che scaturivano quale diretta conseguenza dell'errata e erronea condanna ab origine combinata nell'ingiusta decadenza ex articolo 16 NOIF dall'affiliazione in data 4/4/2012. Cioè, per spiegarla in soldoni, come diceva il buon Luciano De Crescenzi, mitologia spiegata al popolo, noi abbiamo avuto originariamente un procedimento che ci ha portato ingiustamente, alla luce delle sentenze che sono emerse, dei dati probatori nuovi, esclusi dai campionati, radiati. Quella radiazione poi è divenuta retrocessione. Quella retrocessione ingiustificata ha determinato una serie di depotremonializzazioni, mancanze di risorse finanziarie. Non dimentichiamoci che noi avevamo 1,2 milioni di fideiussione che era sovradimensionata per la serie C2, eccetera, eccetera. Che poi è andata a finire una transazione all'eccellenza, perché? Che poi noi avevamo avuto l'obbligo dalla FIGC, questo non va sottaciuto, di mantenere, noi dicemmo va bene, andiamo a finire anche in eccellenza, ma ci fate come tutte le nostre altre colleghe essere costituite in associazione sportiva dilettantistica, anzi, perché la in eccellenza non è proprio prevista l'SRL, l'SRL è prevista, l'SRL sportiva dalla serie D in poi. Invece ci è stata negata questa possibilità, noi dice no, voi avete la fideiussione, avete le pendenze debitorie, dovete mantenere l'SRL. L'SRL con revisore dei conti, capitale sociale interamente versato, fideiussioni, in eccellenza costava soltanto per mantenere insieme quella scatola 50-100 mila euro, non era sostenibile, tant'è che l'anno dopo non si è riusciti a mantenere quella macchina pletorica in eccellenza. E a quel punto purtroppo non siamo riusciti a mantenere l'iscrizione. E così conseguenza ne è stata. Esatto, cioè voglio dire, io faccio un esempio purtroppo brutto, ma se io dal balcone do una spinta ad una persona non volendo, non è che lo voglia mai, però questo cade e muore, quello si chiama omicidio colposo, cioè magari non ce la prende l'intenzionalità, ma alla fine io ne sarò chiamato a rispondere comunque di omicidio, perché la diretta conseguenza di quel mio errore è quello. Ora certo io non volevo uccidere. Io dico che la FIGC non è che ab origine si era precostituito il fatto di farci revocare la matricola. La matricola si può riattivare? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché no? La matricola si può... No, dal punto di vista di giustizia sportiva, noi abbiamo detto che l'articolo 39 prevede che nel caso in cui ci sono una serie di vicissitudini, eccetera, noi partiamo proprio da quel presupposto, diciamo, poiché la matricola è stata nemmeno revocata, c'è stata la decadenza... Per la mancanza. E la decadenza è ontologicamente, cioè significa nel senso strettamente connesso, cioè non c'è soluzione di continuità, cioè c'è nesso di causalità tra l'evento e la causa. La causa è stata la revoca dell'affiliazione, è stata causata da tutta quella serie di eventi, quindi c'è nesso di causalità. Ma tant'è che se tu vedi, se ricordo bene, perché poi chiaramente l'hanno preparate gli avvocati, io ci ho dato una lettura veloce, pagina 71, dice tutto dedotto e premesso, si chiede che l'onorevole Corte Adita, cioè la Corte di Giustizia Sportiva che è federale, chiede scusa, voglia disporre la revisione dei processi di cui in premessa, cioè Potenza Serenitana e Potenza Gallipoli, e per l'effetto riassegnata la matricola federale, perché sennò diversamente non avremmo titolo, non saremmo titolati, ingiustamente dichiarata decaduta dalla FIGC, riammettere la società Potenza Sport Club SRL nel campionato originale di appartenenza, ovvero prima divisione ex C1 della Lega Pro. Quindi perfettamente hai centrato il focus del problema. Cioè mi avete ragionato questo ingiustamente, sono decaduto dall'affiliazione. Quindi mi ridate l'affiliazione e mi ammettete. Non posso chiedere un'ammissione in un campionato dove io di fatto non esisto. Ma questione tecnica. Allora, adesso il ricorso è stato presentato. È stato presentato già, sì, assolutamente oggi. Sì, quindi più o meno che tempi ci stanno? Uno, e in secondo luogo, sarebbe conveniente, proprio per quello che tu dicevi prima, ossia di non voler scendere a patti, di non voler arretrare di un metro rispetto alle tue richieste,
che la Corte di Giustizia federale e poi successivamente il TNAS ti respingessero questi due ricorsi in modo tale che tu puoi intervenire al TAR? Allora ti dico proprio facendo un qualcosa che non dovrei fare, cioè dicendo tutto quello che è la nostra strategia studiata con i legali, e ti dico di più, questa è la strategia dove i legali entreranno proprio a piedi uniti, come si suol dire, in un secondo momento, perché questa è una, la giustizia sportiva è una giustizia molto tecnica, dove un segretario della qualità e della competenza di Mangiarano ne mastica più di un avvocato ordinario. Allora l'obiettivo è proprio questo, di avere subito il responso della Corte di Giustizia federale, perché la Corte di Giustizia federale preliminarmente non entra nel merito della vicenda, non ti dice sì ti riammetto, no non esatto, c'è un procedimento, ed ecco perché abbiamo portato a supporto tutti quegli elementi nuovi per poter verificare se insistono ed esistono i presupposti per poterne discutere, cioè il fumus bonis iure, cioè se ci sta una possibilità. Allora noi questo lo sapremo abbastanza subito, questo penso dal momento in cui l'abbiamo depositato, 15 giorni, un mese, lo sapremo subito. È evidente che noi prima lo sapremo e meglio sarà. Se ti devo dire con grande proprio franchezza quello che è la sensazione che noi abbiamo, e di quando parlo di noi abbiamo è perché parlo sia del pool difensivo sia dei tecnici che sono stati interessati a questa vicenda, è che preliminarmente sarà difficile che la Corte di Giustizia federale possa ex abrupto riammettere in G1 riammettendo la matricola. Noi saremo già fortunati appunto se al vaglio preliminare diranno vabbè andiamo a discutere, fatemele fisicamente vedere queste prove, venite a parlarne. Però un altro elemento è questo, quando abbiamo fatto un'analisi diciamo così molto veloce anche di politica federale, perché come anche qualcuno scriveva, ho visto su Facebook, cioè, la giustizia sportiva è una giustizia molto, anzi è una giustizia domestica molto politica, quindi voglio dire, talune decisioni sono prese anche, voglio dire, extra codice di giustizia sportiva. Però quando poi siamo andati fisicamente con i legali e con il segretario a formulare il ricorso, cioè ci sono una serie di elementi oggettivi, io purtroppo è abbastanza lungo ma vi invito a leggere con attenzione quando avete un po' di tempo, che fanno venir meno delle ipotesi accusatorie, voglio dire, io dico c'è una parte dove magari ci sono anche da parte nostra, lo ammetto con grande franchezza, alcune illazioni, ma ci sono alcune parti, proprio passi dialogici di intercettazioni che sono servite a supportare le ipotesi di accuse, passaggi che venivano dati per certi che invece sono incertezze, ricevute di scommesse come abbiamo detto prima che si sono verificate essere false, che praticamente sono le prove che hanno mantenuto quella. Io come la Corte di Giustizia federale ad un'ipotesi di revisione del genere possa decidere di venirmi, non lo so come potrei mai, politicamente sarà difficile, è ovvio che nel momento in cui questo non dovesse accadere, ragionevolmente noi ci attendiamo che con elementi oggettivi così dal TNAS in poi ci sia, perché il percorso qual è? Lo sapete meglio di me, però a beneficio di quando no, il percorso è questo: Corte di Giustizia federale valuta preliminarmente se ricorrono le circostanze per poter incominciare a ridiscutere, a rivedere, infatti si chiama procedimento di revisione, il processo. Una volta verificate se ricorrono o meno queste circostanze, si va a fare un nuovo dibattimento. Se dice no, allora noi abbiamo possibilità di andare al TNAS, che è il Tribunale Nazionale per quanto riguarda il CONI, quindi che sovrintende la federazione. Se anche il CONI dovesse eventualmente dare torto, poi c'è il TAR. Allora, dopo il TAR, se eventualmente anche il TAR non dà né una sospensiva né niente, a quel punto là esiste il Consiglio di Stato. Ora, se la prassi ha sempre voluto, facciamo un esempio, no? Perché dobbiamo dire anche tutto, perché sono state evenienze abbastanza difficili, però sono capitate, come mi citava l'esempio lui della Viterbese, come mi citava l'amico Mangiarano del Cosenza, no? Molto spesso si è divenuta di una transazione, cioè la FIGC non può rischiare che a campionato in corso il TAR piuttosto che il Consiglio di Stato riammette pure con un provvedimento di sospensivo e va a falsare il campionato, così come ad esempio successe, e questo ve lo posso dire non per esperienza del Cosenza, non per esperienza del Viterbo, lo dico per esperienza di Giuseppe Postio, che a me, pur di non rischiare quando facemmo la C2, ci diede un'eccellenza
E forse se avessimo spinto un po' di più con un po' di esperienze che oggi abbiamo e prima non avevamo, anche con l'avvocato Andretta, che non ho mai parole per poter ringraziare, noi avremmo potuto andare già all'epoca direttamente all'AD. Quindi oggi, perché? Perché loro evitano di andare a questo tipo di contenziosi. Quindi oggi sicuramente, se il Corte di Giustizia federale non andrà bene e il TNAS anche, come noi metteremo piedi nel TAR con questi elementi oggettivi? L'avvocato Gentile della federazione dovrà provvedere a fare un'offerta. Che faccio rispetto a questa offerta? Ve lo posso già anticipare? No. Se si tratta di professionisti, accetto. In qualsiasi altro caso vado avanti. Anche perché con la riforma dei campionati la C1 e la C2 non esisteranno più, con ogni probabilità, quando avremo chiuso questa vicenda qua. Quindi se si tratta di professionisti e mi dovesse fare una proposta, vi dico: guarda, non ti diamo risarcimento del danno, ti diamo la categoria professionistica, punto e basta, io dico dove dobbiamo firmare. Se cominciano a fare che dobbiamo fare la seconda, la terza squadra, non lo so, mi auguro che quest'anno il Potenza si possa salvare, anche se penso che anche se penso che la matematica purtroppo non gli dà ancora torto, però è un auspicio che comunque uno è giusto che faccia. Se dobbiamo fare una squadra, due squadre in eccellenza, una squadra in... non serve, cioè noi dobbiamo ridare a questa città il professionismo, se ci sono le possibilità che di avere. Se no, diversamente, però io voglio leggerle. Le persone che si circondano, gli esperti, mangiare, cosa ti hanno detto? Secondo la loro esperienza. Allora ti dico, il primo scoglio è stato quello che hai detto tu, ma questo più che diciamo i tecnici, gli avvocati, che pure sono stati contattati più di uno. Il problema è questo, che praticamente era il problema della matricola. Dice, perché quando tu sei senza matricola, di fatto non sei titolato ad andare alla giustizia sportiva. Nel momento in cui si è verificato il diretto nesso causale tra causa ed effetto, allora dici sì, io mi sono rotto una gamba perché ero ubriaco, ma faccio un esempio, non so come devo banalizzare la cosa. Questo sarà il problema più grande. Il problema, sai qual è, Sandro? È che queste chiacchiere, tra virgolette, possono leggere nella giustizia sportiva e forse al TNAS. Dal TAR in poi è giustizia ordinaria, cioè se un giudice togato tale e quale a loro ha detto che quell'evento non si è verificato in quel modo, me lo può dire Abete, me lo può dire l'avvocato Artico, che per una sua congettura non è così, ma giudice e giudice non vanno mai in contrapposizione uno per l'altro. Quindi Macalli, devo dire la verità, su questo punto anche Macalli è stato sentito. Hai parlato già con i vertici? Io direttamente no, per ovvie ragioni di opportunità, visto che fino a quando questa cosa non sarà, non si dirimerà questa vicenda, non avrei nemmeno la possibilità di poterla farlo in quanto inibito. Sì, noi rispettiamo le decisioni degli organi superiori, se ci sarà un organo che ci dirà di ammetterlo, ammetteremo, se no rimane dove stanno. Giusto? In che senso? Però con l'accordo, cioè ti do la serie D. Tant'è che se ti ricordi ci furono due serie D. No, non mi ricordavo della matricola. Infatti ne avevo parlato di questa cosa qua, però non è della verità, con il tuo direttore, che mi disse, dice, guarda che però c'è il caso Cosenza, il caso Cosenza è proprio quello che noi in qualche modo, non dico che stiamo copiando, ma... Non sono così pessimista, perché se il Potenza è stato eliminato, eccetera, per delle cause, ma ci sono delle sentenze di tribunale, ma perché uno deve essere pessimista? Perché non devono riammettere il Potenza? Se mi dai la spiegazione. Perché come ho detto prima, e magari chi è massica un po' di più di calcio può capire, trattiamo di una giustizia, quella sportiva, che è molto domestica e che segue un indirizzo più di carattere politico. Cioè se questo può andare a rompere, e questo poiché stiamo parlando, se avete intervenito anche amichevole, ormai diciamo che qui. Il problema è che è politica, allora dici, ma chi mi rompe in scatola, mo piglio, riammetto quello, domani... Che me lo dicesse un giudice del Tribunale Italiano, io poi dopo dico alla giustizia. Io, per quanto però ti dico che la convinzione, non tanto mia, ma di chi ha fisicamente redatto quest'atto, è proprio quello che dici tu. Cioè inizialmente dice, è difficile, dice, mo
come cacchio andiamo a scardinare degli elementi? Perché 2 più 2 fa 4. Gli elementi sono vedo meglio. Questo. Prego. Scusate, potrei avere un po' d'acqua per piacere? Questa domanda della fonte è molto interessante. I tempi, ma c'è in teoria, credo, 15 giorni, un mese per avere la prima risposta. Dopodiché ce la fa, se nessuno ce la fa per il prossimo. Io ti dico che se rientriamo nel. Allora, i tempi, già anche questi l'abbiamo calcolato. Nell'alveo dei tempi della giustizia sportiva, se dovesse dirimersi in quel quadro, ce la facciamo anche per il prossimo campionato. Di quello ordinario non credo. Molto sinceramente, dal TAR dipende se ti dà la sospensiva. Se il TAR ti dà la sospensiva, te la potresti anche fare. C'hai gli avvocati giusti per fare ricorso al TAR? Sono diversi da quelli che hanno predisposto sono questo diverso. Diverso. Sì. Perché l'ho detto in premessa. In questo caso, l'ho detto in premessa, no, giusto per rispondere. L'ho detto in premessa. Adesso qua c'è un bull che lavora qua, che è sportivo, che dove gli avvocati scendono, ma molto marginalmente. Poi entrano in campo eventualmente il TAR, proprio avvocati che sono diversi da quelli penalisti, da quelli civili, perché l'avvocato amministrativista, poi tra l'altro, e chiudo giusto per lui, gli avvocati amministrativisti soprattutto poi non servono nemmeno bravi locali, perché il TAR che ha competenza unica per la materia sportiva è il TAR Lazio, quindi devi avere l'amministrativista bravo e di Roma. Per farmi capire, se la cosa si risolve tra Corte di Giustizia Federale e se si va al TAR, allora se si va al TAR c'è un punto interrogativo, perché la prima cosa che faremo è inutile che lo diciamo, che ce la chiediamo la sospensiva, quindi può darsi anche la si fa. Però adesso proprio di oggi il provvedimento fa giocare Cagliari Milan, il TAR hanno fatto un ricorso d'urgenza, il TAR si è riunito alle 3:10, quindi hanno fatto il ricorso alle 3:15, è uscito qua la sentenza, cioè perché c'era il carattere d'urgenza, quindi in questo caso potrebbe avere il TAR. Ma infatti quando la FIGC nel 90% dei casi addiviene a dei compromessi mediante transazione, perché per evitare bravo. Va bene, va bene, vi ringrazio. Se avete bisogno di documenti, sono qua.